I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. 3, 2, 1, 0. Scocca mezzanotte di Natale, eccolo qua. Come si è arrivato questo bene non si sa. Io sono alla disco mentre il mondo si fa in là. Presto o tardi qualche cosa ci succederà. Accendimi come un albero, la pista è bianca come neve. Stappami come un sughero, la notte è stanca ma ancora lieve. Buon sabato pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, ci siamo, manca veramente poco poco per la terza estrazione, ma abbiamo ancora quest'oretta tutta da vivere insieme per ascoltare i messaggi e i consigli importantissimi di Lio e di Marco, quindi rimanete lì, è un mio consiglio spassionato perché sono molto importanti poi per l'estrazione di più tardi alle 20 in punto. E quindi ciao caro Lio, è legato con una giacca che mi fa impazzire, gliel'ho detto subito, quindi ben Grazie Clara, anche ritrovato. se sei molto elegante. Buon pomeriggio a te qua in studio, buon pomeriggio a Marco, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti coloro che stanno seguendo la diretta. Quest'oretta, ultima oretta prima dell'estrazione di quest'oggi, terza estrazione del mese di dicembre. Di conseguenza, io con Marco ringraziamo ancora una volta tutti voi che state seguendo Casalotto. Come va? Come state? Beh, assolutamente ci auguriamo veramente molto molto bene, quindi fate vostra questa ora per avere quindi le ultime informazioni valide quest'oggi, per andare a vedere appunto ciò che è successo l'altro ieri, giovedì sera, con l'estrazione del giovedì, perché è stata assolutamente un'estrazione importante, un'estrazione di ripresa non solo per quanto riguarda il 90, ma anche per quanto riguarda altri dettagli che sono arrivati appunto giovedì sera. E allora iniziamo a vedere le foto degli scontrini del 1290 o alla ruota del Lotto di Bari, questo 1290 o per tutte le ruote. Beh, il 1290 è stato dal Bari, Venezia, uno di quegli ambi assolutamente importanti appunto per il mese di dicembre, e infatti seconda estrazione 1290 è arrivato a Bari. 3390, altro ambo 193390. Peccato che il 19 è uscito a Cagliari, altrimenti era un terno, ma va benissimo anche l'ambo 3390, perché questo è stato centrato a ruota con l'unico 90 che è uscito l'altro ieri. Ma poi attenzione, perché senza il 90, addirittura al primo colpo di gioco, il 529 è arrivato appunto in ambo. Vedete 529-90, queste tracce assolutamente non si smentiscono. Avevamo il terno 529-90 e la quartina 514-29-90, quindi vedete che sono numeri a ripetizione, ed è chiaro chi ha valutato il terno e la quaterna ha centrato due ambi, ambo nel terno e ambo nella quaterna. Ci sono anche una serie di risultati col numeretto 9 che è arrivato alla ruota nazionale, questo 9 è assolutamente importantissimo con il 21, perché 921 era il 990 con il 1221. Beh, dobbiamo dire assolutamente che è andata bene, di conseguenza con o senza il 90. È chiaro che non si può vincere sempre solo con il 90, anche il 529 che è arrivato al primo colpo di gioco è stato assolutamente molto importante, molto interessante. Attenzione, perché oggi saranno poche le informazioni che io e Marco vi porteremo. Quindi nella valutazione
completa, non dovete guardare, non dovete valutare la quantità dei numeri, bensì la qualità dei numeri, anche perché si pensa, ma io più combinazioni ho, più possibilità ho di centrare l'ambo o il terno. Assolutamente non è così, basta un solo ambo, un solo terno, basta avere quello giusto ovviamente per centrare in pieno l'ambo e il terno. Attenzione, io e Marco ci stiamo impegnando tanto nel darvi appunto queste formule così ristrette che diventano veramente molto interessanti, e anche per quest'oggi attenzione perché abbiamo scelto un'informazione veramente ristretta, la più ristretta possibile, perché ci sarà come ultimissimo minuto, quindi questo aggiornamento è stato fatto stamattina in diretta, è stato l'aggiornamento live, quindi con l'88,90 un solo abbinamento. Beh, l'88,90 è un cavallo di battaglia di Dio Di Marco, è un po' come il 9,90. Attenzione perché questo 88,90 può toccare anche due ruote, c'è questo abbinamento che gira o con l'88 o con il 90, ma anche semplicemente 88-90 con questo abbinamento si potrà valutare in ambo terno secco. Guardate, vi ho già fatto un piccolo grande regalo in diretta, l'88-90 che è lì statisticamente che deve arrivare, quindi valutate nel portale la ruota e l'abbinamento. Abbiamo, e questo è il terno del giorno, è il terno dedicato alla città di Milano, il terno di Ambrogio. Oggi a Milano è festa, quindi attenzione perché diventa estremamente importante questo terno. A me e a Marco ha portato sempre tanta fortuna, l'anno scorso con l'ambo secco, 2 anni fa con il terno a Milano, quindi attenzione perché diventa importantissima questa traccia di terno secco solo per la ruota dell'otto di Milano, quindi diventa indispensabile per il concorso di quest'oggi. E poi abbiamo valutato il terno di Centenari perché l'arrivo del 12 a Bari, a Torino, diventa importante che con il 78 della ruota di Venezia, beh, forma un ambo importante, un ambo complementare per quanto riguarda il 12, c'è questo terno secco che diventa il terno dei centenari. E allora io scappo di là in redazione per poco tempo, ma attenzione perché è importantissimo l'88 con il 90 e soprattutto il terno di Ambrogio. E poi chi vorrà valutare anche il terno di Centenari avrà la possibilità appunto di ascoltarlo tramite questa unica chiamata in questo portale, altrimenti dopo aver ascoltato il terno di Ambrogio chiuderete la chiamata e avrete già risparmiato sul costo della telefonata. E di là in redazione vi spiego il perché, seguitemi, grazie. Molto bene, questo è un ultimissimo minuto veramente doc, veramente speciale, perché vi permette con questa chiamata di avere l'abbinamento dell'88-90. Attenzione perché questo 88-90 diventa statisticamente fortissimo e può arrivare anche a due ruote, quindi valutiamo assieme l'abbinamento, un unico numero, una volta con l'88 e una volta col 90, terno di Centenari, dei centenari, il 12 di Venezia. Beh, un ottimo centenario, quindi lo valutiamo in ambo terno secco. Ma attenzione perché io vi voglio far capire l'importanza del terno di Milano, il terno del giorno, il terno dedicato proprio alla giornata di quest'oggi, perché l'ultimissimo minuto oggi
oggi contiene questo terno secco. Il terno di Ambrogio è solo per una ruota, la ruota del Lotto di Milano. Attenzione, perché oggi a Milano è festa, è un giorno di festa per Milano, perché Sant'Ambrogio è il patrono di Milano. Le estrazioni comunque ci saranno lo stesso, e questo è un terno di tre numeri da valutare alla ruota del Lotto di Milano. E nel corso degli anni io e Marco abbiamo sempre perfezionato questa tecnica, tanto è vero che l'anno scorso al primo colpo abbiamo centrato l'ambo, e due anni fa il terno, sempre a Milano. E allora fate vostra questa informazione tramite questo fantastico portale 89 34 94 34, tasto 3. Io vi do il mio consiglio, signori. Allora, l'abbinamento dell'88-90 è un abbinamento valido veramente per tutti. Il terno di Ambrogio, beh, chiunque lo può trattare, perché si tratta di valutarlo solo ad una ruota. Chi vuole aggiornare, chi ama i centenari, troverà anche il terno dei centenari. Ma altrimenti, dopo aver ascoltato il terno di Ambrogio, chiudete la chiamata, già avrete risparmiato sul costo della telefonata. E allora io vi lascio due minuti per avere questa informazione importante, valida per l'estrazione di quest'oggi. Dancing in the snow, in our biggest lane, earth the fields we go, Shayla and Kiki makes bells on bobtails, making spirit dry, now dance and sing, a song of joy tonight. Jingle dance, jingle dance, jingle all the way. Dancing with our rooms, everything will shine. In every hotel's room, we are feeling very fine. Jingle dance, jingle dance, jingle all the way. Molto bene, io con Marco ringraziamo veramente di cuore le tantissime amiche, i tantissimi amici che hanno voluto questa informazione. Avete visto che è veramente ristretta, perché c'è questo unico abbinamento per l'88 e 90. Questo, attenzione, perché è fortissimo sia con l'88 e con il 90. Questo 88-90 dobbiamo attenzionarlo, perché può addirittura arrivare sulla doppia ruota. Ma l'abbinamento
va bene sia per l'88 e per il 90, ma semplicemente se non volete trattare i due ambi secchi, trattate ambo terno secco, è fantastico. E poi attenzione, perché abbiamo parlato, abbiamo discusso di questo terno alla ruota del Lotto di Milano, il terno di ambrogio, e allora attenzione, perché questa statistica dei radicali 444 4455 ambo gemellare conferma questi tre numeri secchi a Milano. E allora valutate attentamente quindi queste due tracce sempre in questo portale. Guardate signori, che il terno di ambrogio è uno di quei terni importanti che ha sempre portato tanta fortuna a Lio e Marco, quindi abbiamo scelto ancora quest'anno di darlo a voi. Ovviamente vi vogliamo dare il meglio in pochi numeri. Poi si tratta di valutare un terno per una sola ruota, quindi non avrete confusione, avrete pochi numeri. E poi attenzione al terno di centenari, il 12 diventa importante perché l'arrivo del 12 a Bari, Bari-Venezia, sono due ruote gemelle, l'arrivo del 12 a Torino, Torino-Venezia, sono due ruote consecutive. Attenzione, perché c'è questo 12 alla ruota dell'8 di Venezia? Perché il 78 con il 12 è una somma 90, quindi 12, attenzione, perché è forte alla ruota dell'8 di Venezia con un terno secco. E allora avete visto che sono veramente tre punti ristrettissimi, ed è chiaro che magari il 12 non lo volete, ma voi vi potete fermare dopo aver ascoltato il terno di ambrogio a Milano. Allora parliamo adesso dell'intervista, la confessione shock di Fedez nel programma di Peter Gomez. Io l'ho visto giovedì sera, sì, veramente una bellissima intervista, e lui appunto ha fatto delle dichiarazioni che hanno colpito. Perché ha detto che durante una risonanza magnetica, ha fatto una scoperta, sono a rischio sclerosi multipla, e questo mi ha fatto rivedere tutte le mie priorità e scegliere le mie battaglie. Infatti l'anno scorso già molte persone si erano chieste, ma come mai aveva lasciato X Factor? Aveva intrapreso un'altra strada, infatti. Era un po' sparito, no? Non aveva più fatto dischi, concerti, quindi poi c'erano i cattivi ovviamente che hanno detto di tutto di più senza sapere poi le motivazioni serie sotto. Ovviamente lui non si sa, non è che è a rischio, è un campanellino d'allarme, no? E dovrà fare delle visite, ovviamente li auguriamo a lui come a tutte le persone che purtroppo soffrono di questa malattia o che sono a rischio appunto come lui, che presto, prima o poi, si trovi una soluzione definitiva. Quindi aiutiamo anche la ricerca, se possiamo, perché sono lì, ci sono tanti studi e secondo me presto si potranno trovare le cure appunto a questa malattia così brutta. Cioè, antipatica, proprio, molto antipatica. Sì, speriamo. Io ero completamente all'oscuro di questa vicenda di Fedez, non ho visto nell'intervista e non sapevo nemmeno nulla per quanto riguarda questa sua malattia, chiamiamola tra virgolette malattia, questa sua cosa. E mi dispiace assolutamente tantissimo, anche perché vedete, è chiaro che comunque Fedez è un personaggio pubblico, è un volto noto, di conseguenza si fa più in fretta comunque a criticare, a parlare male di una persona quando comunque lo si vede in TV perché non c'è più e di qua e di là, che conoscere le cause effettive e giuste magari di una determinata assenza. E purtroppo questo è quello che accade, ma io penso una cosa, che assolutamente molte persone che comunque anche usano i social proprio per fare andare le mani, non hanno il cervello collegato alle mani, beh, questi non sono da calcolare, anche perché la realtà è ben un'altra. E io assolutamente mi auguro che tutto possa risolversi per quanto riguarda Fedez. E sono comunque tra virgolette contento, no, anzi sono contento che comunque ha saputo di questa cosa, quindi può agire di conseguenza. Sì, infatti anche lì un bellissimo messaggio
messaggio di prevenzione, appunto, di andare. Cioè, ci sono molte persone che, a cui non piace andare dal dottore a farsi dei controlli, però ogni tanto c'è bisogno, sì. Un esame del sangue, già proprio il minimo. E poi altre cose si devono fare, perché oggigiorno, guarda, ci sono veramente malattie che sta bene, sono malattie silenti, non so, che stai bene e dentro già sta covando qualcosa. Eh sì, ci sono appunto delle patologie, delle malattie che arrivano improvvisamente. È chiaro che comunque andando periodicamente a farsi dei controlli, sicuramente la prevenzione è necessaria. La prevenzione ci permette ovviamente di sapere, di capire ovviamente determinate cose, ma è chiaro che comunque io penso sempre un'altra cosa: devi essere fortunato, Clara, perché è chiaro che se tu vai a fare un esame per quanto riguarda una qualsiasi cosa e poi ti dicono adesso venga tra un anno, dopo che hai fatto l'esame ti viene qualcosa, la fortuna secondo me è quella che conta per quanto riguarda qualsiasi cosa e anche per quanto riguarda la salute, lasciamelo dire, ma comunque secondo me è anche questione di fortuna. Allora Lio, continua tu, perché in effetti il tempo qua va avanti, c'è sempre meno, quindi se vuoi andare in redazione è tutta tua. Beh, dobbiamo dire che sta volando il tempo anche in questo sabato pomeriggio, sarà l'aria di festa che si respira, vero, assolutamente vero. Sì. Allora attenzione, perché io ritorno in redazione e vi porto ancora una volta il meglio, sviluppato in due terni secchi. Uno sarà il terno di figura 9. Perché la figura 9? Perché la triangolazione di figura 9, la chiusura del triangolo di figura 9 conferma il terno, il nuovo terno di figura 9. Attenzione, lo sapete. Alle volte, Clara, mi sembra di essere ripetitivo, ma la figura 9 chiama altra figura 9. E allora Napoli Nazionale, un terno di figura 9. Già sono arrivati 4 ambi in due estrazioni di figura 9. Quindi aspettiamoci tante cose per quanto riguarda la figura 9, compreso questo terno. E poi abbiamo l'ultimo terno segreto di dicembre col numeretto 9, perché è chiaro che l'otto segreto poi lo accantoneremo un attimino per dar spazio comunque ai numeri di dicembre. E allora qua, signori, avrete veramente il meglio del meglio di Lio Di Marco con solo due terni secchi inconfondibili. Seguitemi in redazione, grazie. Bene, sabato pomeriggio, mancano pochissime ore all'estrazione di quest'oggi, terza estrazione di dicembre. Apre il portale 89 22 77, ripeto 89 22 77, dopo il tasto 3 da rete fissa e dai cellulari voi avrete il terno di figura 9, guardate 9 27 72 e ancora avete visto che il 9 27 è arrivato. Beh, andate a contare quante volte è uscito questo 9 27 e vi stupirete veramente di questa altissima frequenza, ma vi dirò di più: 2772 Nazionale Napoli, 7227, avete capito? È un distanziale 45, è un distanziale diametrale. E allora attenzione, perché qua abbiamo il nuovo terno di figura 9, Napoli Nazionale. Attenzione al terno segreto, sempre col numeretto 9, un terno di tre numeri, un terno fantastico. Signori, valutate attentamente questo portale 89 22 77, dopo il tasto 3 avrete questi due terni secchi validi quest'oggi. Via con le vostre chiamate, guardate signori, tra il terno segreto col numeretto 9 e il terno di figura 9, io non so quale dire meglio questo o meglio quell'altro, tutte e due sono due fantastici terni secchi, perciò visto che comunque non sono 20 ambi e 20 terni, sono solo due terni, si possono trattare molto bene. E allora ascoltateli nel portale dopo il tasto 3.
mezzanotte di Natale, eccolo qua. Come sia arrivato questo bene non si sa. Io sono alla disco mentre il mondo si fa in là. Presto a tardi qualche cosa ci succederà. Accendimi come un albero, la pista è bianca come neve. Stappami come un sughero, la notte è stanca ma ancora lieve. Molto bene, noi siamo ancora in diretta, io sono ancora in redazione. Signori, attenzione perché mancano 3 minuti alle ore 15 e io vi voglio portare lo speciale 9:90 in una sola chiamata, perché molte persone dovranno anche sbrigare le faccende del sabato pomeriggio. E allora attenzione perché la somma 90 di Genova-Napoli 36-54, vedete che è una fantastica somma 90 di figura 9 ed è la migliore in assoluto. Poi il 72, che non l'ho voluto accendere ma è molto importante, conferma il 90 a Genova-Napoli. Alla ruota dell'8 di Napoli dobbiamo far veramente attenzione al 90. Qua abbiamo un ambo e un terno, Genova-Napoli, quindi nella ripresa del 90 è assolutamente importante. È arrivato a Bari il primo 90 di dicembre e lo sapete che i numeri prima passano da Bari. E allora Bari-Napoli, che rapporto hanno? Ruote diametrali, un ambo e un terno, Genova-Napoli. Speciale numeretto 9, valutiamo il terno secco e allora la ripresa del 9:90 con il Cagliari-Firenze che conferma il 9 dal 18:81. Attenzione per oggi, 895-095, ripeto 895-095, e dopo il tasto 3 voi avrete unicamente un ambo e un terno con il 90 Genova-Napoli e il terno col numeretto 9 Cagliari-Firenze. Via con le vostre chiamate, è importantissima questa nuova informazione. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Siamo in onda? Bene. Attenzione, attenzione, notizia importante. Quest'anno la consueta festività natalizia sarà sospesa. Al suo posto arriva il Natale Shock. Natale Shock. Avevo un alberello di Natale, di lucine tutto avviluppato. Volevo un bel effetto siderale, la spina nella presa ho infilato. Ma l'alberello no, lui non si è acceso, e invece io la scossa mi son preso. Natale Shock. Scendevo giù dal monte con la slitta, attraversando un bosco calmo ed innevato. Decisi di affrontare un fuoripista, ma sbucò fuori un orso smisurato.
quell'orso mi buttò giù in due riprese e con il mio slittino a valle scese. Natale shock. Attenzione, attenzione, la festività natalizia è sospesa fino a nuovo ordine al suo posto vige Natale. Shock. Attesi trepidante la vigilia, speravo di incontrar Babbo Natale. In strada c'era un grande parapiglia, un gran conflitto a fuoco micidiale. Così invece del buon Barba Bianca, in casa arrivò il ladro di una banca. Natale shock. Natale shock. Natale shock. Natale shock. Molto, ma molto bene, ottima informazione questa legata al 90. È chiaro che tutti vogliono l'ultimo numero, il 90. Guardate che questo 90 diventa determinante nel mese di dicembre, e l'arrivo alla ruota del Lotto di Bari automaticamente lo conferma ad altre ruote. E poi attenzione, perché dobbiamo anche tener conto che per 4 volte non è arrivato il 90, quindi deve recuperare anche le altre estrazioni. Beh, il numeretto 9 ha comunque un difetto di sortita che si trascina da settembre, e allora ne vedremo delle belle per quanto riguarda sia il 9 e il 90. Comunque questo portale vi dà veramente il meglio in una chiamata, quindi avete fatto assolutamente bene ad ascoltare questa informazione aggiornata per oggi. Clara. È vero, è vero. Rossa Clara. Sì, roja. Ecco, ecco, stamattina mi hai detto una cosa, infatti, però non sono rossi cornetti. No, ma non valgono nere? Oh, ma io ero io abituato al cornetto rosso. Rosso. No, non mi dire che non funzionano quelli neri, che me li tolgo subito. No, dai, funzionano assolutamente, no? Sì. E l'ho messo apposta per stasera. Assolutamente, dai. Sì. Sì, sì, dai, speriamo. Vediamo. Tanto ho messo il resto rosso, così equilibriamo. Equilibriamo un dai. Po'. Si sa che comunque il rosso è sempre il colore contro la sfiga. Sì? Eh sì, Non sapevo. Eh certo. Ah, però. Eh sì. Ah, quello, quindi il rosso lo metterò più spesso, ok. Allora, parliamo di gossip, perché tra poco, sì, a gennaio, partirà il Grande Fratello VIP, e c'è una cosa che già mi piace, perché Alfonso Signorini aveva detto: io voglio un Grande Fratello dove siano veramente tutti VIP, no? Che tu guardi lì la televisione e dica: ma chi è quello lì? E chi è quella là? Sai come è capitato negli ultimi anni, che vedevi della gente che dicevi: ma VIP de che? Chi sono? No? E quindi quest'anno sembra che veramente ci sarà un cast veramente stellare. E hanno chiamato anche, vediamo che c'è. Ah, ecco, Paolo Ciavarro, bellissimo, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. E lui, vabbè, ha lavorato per Maria De Filippi, quindi comunque ha fatto anche delle cose in televisione. E mi piace molto. E al suo nome si è fatto Pechino Express, anche Forum e Amici, appunto. Poi ci saranno, che li adoro proprio, la 76enne Barbara Alberti, che è un peperino, sì. Fantastica. Meravigliosa. Fantastica. E attenzione, anche la Rita Russi. Sì. Ti immagini? Sì, meraviglia. L'Antonella anche, poi altre, adesso non mi ricordo, altri nomi, quindi, ma già con queste due.
Ah già, assolutamente, con queste due sicuramente sarà un grande fratello, anche perché l'Alberti è un mito, veramente un mito, quindi secondo me sarà capace anche lei sola di portare avanti tutta la trasmissione. Beh, è chiaro, comunque penso una cosa, che Signorini abbia fatto una scelta giusta, ovviamente per quanto riguarda Grande Fratello VIP, devono essere VIP, devono essere le persone conosciute, quindi non importa se sono stati attori o non attori, cantanti o non cantanti, beh, possono essere anche dei volti noti della televisione, ma conosciuti, e assolutamente già questi nomi che hai fatto, assolutamente sarà un Grande Fratello movimentato. Questo inizia a gennaio? Sì, sì, okay. Infatti, vedremo. Sai che pensavo, mi piacerebbe, però non so se lo farà mai, una Mara Maionchi qui in mezzo. Ti immagini? Ci starebbe altro che bene. Tirarsi i capelli, cuscinate di tutto. Assolutamente wow. Sì. Ma ce ne sono comunque di personaggi un po' peperini della televisione italiana che comunque potrebbero essere chiamati per quanto riguarda proprio il rallegrare una trasmissione. Sì. Anche perché, allora, parliamoci chiaro, in un gruppo ci sono sempre uno/due, massimo tre personaggi che comunque tirano avanti la baracca, perché alle volte si vedono delle trasmissioni con una mosceria che assolutamente ti viene voglia di cambiare canale, certo. Assolutamente sì, è vero. L'ultima edizione del Grande Fratello di Barbara D'Urso, ok, la De André ha avuto diversi problemi. Non mi ricordo manco chi c'era. Chi è che c'era lì dentro? C'era... Che ha vinto anche? Chi è che ha vinto? Allora, che ha vinto... Mi ricordo, guarda, è pazzesco. Ha vinto una ragazza toscana, se non sbaglio. Ma famosa, no? No, non era famosa. E di famoso c'era assolutamente Valentina Vignali, la sportiva. Ah, c'era, sì? Okay. La De André, che è figlia di... Cristiano però De André. Che cosa ha fatto nella vita? È stata ospite, è stata nei salotti della D'Urso, basta. Assolutamente, ma sì. Non è un lavoro quello. Così, comunque c'erano ben pochi VIP e non so per cosa, ma in questo caso comunque era sempre lei la protagonista, sempre lei, e di conseguenza e dopo la terza uscita è chiaro che è un po' annoiato, mentre secondo me se ci sono più persone che riescono comunque a tirare in ballo degli argomenti, secondo me il gioco si fa duro, si fa veramente molto bello. Sì, quindi dai, aspettiamo gennaio, intanto dai, noi aspettiamo ancora i consigli, vai Lio! Assolutissimamente sì, allora prima di andare in redazione magari io vorrei rivedere le foto degli scontrini del 12.90 alla ruota dell'8 di Bari, del 33.90, perché queste sono le informazioni di Lio e di Marco. 12.90, il Bari Venezia ha dato questo ambo, che era l'ambo con il 90 di dicembre, quindi Bari Venezia 33.90. Siamo però al terzo colpo di gioco, è arrivato interno senza il 19, però il 33.90 si è centrato a Bari, mentre alla ruota dell'8 di Venezia il 5 con il 29 purtroppo è arrivato senza il 90, altrimenti era un terno. Ma quello che io vi voglio far vedere, qua abbiamo un primo colpo fantastico, perché in automatico chi ha ascoltato questa informazione ha vinto l'ambo nel terno, l'ambo nella quaterna, e vedete che sono sempre pochi numeri, perché 5 29 90, vediamo la quartina, Michele, 5 14 29 90, vedete che comunque la base era sempre la 5 29 90. Attenzione, perché abbiamo la nuovissima informazione per quest'oggi, terza estrazione del mese di dicembre, e allora andiamo di là in redazione, perché ancora deve accadere tutto per quanto riguarda la statistica. Si sta formando e si sta formando veramente molto bene, seguitemi, grazie.
Bene, attenzione, perché questa può essere veramente l'ultima possibilità di questo portale. 89 34 94 34 è importantissimo. Beh, io e Marco vi dobbiamo ringraziare, perché veramente centinaia di persone hanno ascoltato l'informazione legata all'abbinamento dell'88-90, cavallo di battaglia di Lio e di Marco. Oramai conoscete questa dritta, questa tecnica da 20 anni a questa parte, per la terza del mese, e questo 88-90 è importantissimo. Il mese scorso non è arrivato e può arrivare addirittura su due ruote con lo stesso abbinamento. E allora questo abbinamento vale sia per l'88 ma anche per il 90. Ma voi semplificatevi la vita, giocate il terno in ambo terno secco, stop, non avrete confusione, avrete veramente un gioco pulito e ristretto. Terno di centenari, 12 di Venezia, perché il 12 di Torino e di Bari e il 78 di Venezia, beh, attenzione, conferma questo 12 a Venezia. E poi c'è lui, c'è il terno di Ambrogio, solo alla ruota dell'8 di Milano. E allora lasciatemelo dire, questo terno è imperdibile. Oggi è festa a Milano, quindi le estrazioni ci saranno lo stesso, perché comunque è la festa della città di Milano, non è una festa nazionale. Ambrogio ci ha sempre portato fortuna, e allora oggi per oggi il terno di Ambrogio, tre numeri secchi che veramente io e Marco vogliamo dare a tutta l'Italia. Valutate attentamente questo ultimissimo minuto, che è sempre piaciuto. E allora purtroppo per l'ultima volta in questa diretta, 89 34 94 34 da rete fissa, dai cellulari. Voi lo sapete che potete chiudere la chiamata quando avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa, così facendo risparmierete. Valutate attentamente questo, perché è importantissimo quest'oggi. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale caramella, Natale cioccolato, la zuppa è sempre quella del Natale zuccherato. Quello che manca è un Natale banco. Quello che manca è un Natale banco. Quello che manca è un Natale punk. Quello che manca è un Natale punk. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale scintilloso, Natale brillantante, Natale sempre quello molto poco entusiasmante. Quello che manca è un Natale punk. 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 E danza con le borchie e le catene, questo sì che ti fa stare bene. Scuoti quella cresta colorata, vivi tuo Natale alla giornata. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale caramella, Natale cioccolato, la zuppa è sempre quella del Natale zuccherato. Quello che manca è un Natale.
Ottima informazione questa legata a questo portale importante perché vedete signori, l'ultimissimo minuto è sempre l'ultimo consiglio che io e Marco prepariamo in base ovviamente agli ultimi aggiornamenti, all'ultima statistica, ma questo non per caricarvi di numeri, perché comunque dovete sapere una cosa, che io e Marco sempre siamo alla ricerca di nuovi numeri, di nuove condizioni, perché quando si valutano determinate condizioni, quando si setacciano proprio le ruote con le coppie di numeri, isotopi, le isotopie delle ruote gemellari, diametrali, le condizioni, arrivano veramente tanti numeri, di conseguenza scegliamo quelli che si ripetono, che comunque sono importanti tramite la statistica, e alle volte capita che dobbiamo fare un aggiornamento perché è chiaro che comunque ci possono essere dei numeri che sono più interessanti degli altri. Allora, vedete, questo 88-90 che il mese scorso non è arrivato diventa molto interessante, diventa molto prezioso e potrebbe toccare due ruote solo con questo abbinamento, perché questo abbinamento andrà bene con l'88 ma andrà bene con il 90, quindi si potranno valutare o due ambi o direttamente ambo terno secco. Ecco, è questa l'importanza di un gioco dell'otto fatto bene, fatto con criterio, fatto con testa. Pochi numeri ma assolutamente buoni, capisco, è un numero da accostare una volta all'88 e una volta al 90. Poi c'è il terno di Ambrogio, Milano una ruota, allora lo rischiamo a Milano, tre numeri secchi importanti, e per concludere il 12 centenario di Venezia. Perché questo 12 alla ruota dell'8 di Venezia? Perché l'arrivo del 12 a Bari, Bari-Venezia sono ruote gemelle, l'arrivo del 12 a Torino, Torino-Venezia sono ruote di consecutivi. Attenzione, perché il 78 con il 12 è una somma 90, e allora questa condizione conferma il 90, lo tentiamo proprio quest'oggi in un terno secco, quindi questo portale vi porta ad avere veramente il meglio valido quest'oggi, quindi valutatelo attentamente perché sarà estremamente importante. In chiusura, caro Lio, parliamo di un artista, del suo genio appunto creativo e anticonformista. Lei è Niki di Sanfal, nota in Italia soprattutto per il giardino dei tarocchi. Ce l'hai presente? Molto bella. Fantastica, sì. Le sue prime opere risalgono ormai agli anni 50 e fino poi ad approdare ai successi mondiali appunto dell'artista, tra cui spiccano le grandi e coloratissime figure femminili, sono qua, eccole là, perfetto, che l'hanno resa poi celebre. Capalbio l'anno prossimo renderà omaggio a lei, al suo meraviglioso giardino dei tarocchi, con questo parco artistico situato in località Garavicchio, nei pressi di Pescia Fiorentina, frazione comunale di Capalbio in Toscana, e sarà popolato appunto di tutte statue ispirate alle figure degli arcani maggiori. Quali sono gli arcani maggiori? Dimmi. Sono 22 gli arcani maggiori, un sacco, assolutamente, c'è tanta roba. Adesso se mi fai iniziare questo discorso, sai che io sono strappassionato. Ma per quello ti chiedo, di arcani maggiori, quindi. Quali sono? C'è la carta della stella, la ruota di fortuna, c'è Tefuli, il mare. Atto, c'è la morte che vuol dire cambiamento, okay. C'è il giudizio, la torre, no? La torre, ah, c'è sì, anche quello. Okay, l'imperatrice, sì. L'arcano dell'amore, okay. Beh, è una passione straordinaria per il sottoscritto, e sono contento che comunque si possano raffigurare appunto con questo giardino, ed è chiaro che comunque è stata una bella cosa, una bella iniziativa per quanto riguarda questo parco dei tarocchi. Magari andrai a vederlo. Beh,
sì, magari ci posso pensare di andare a vedere questa cosa, anche se sinceramente mi piace vederli proprio tramite le carte. Ah, sì, ok, preferisci proprio toccare con mano, averle sotto. Brava, bravissima, assolutamente sì. Infatti, è la mia passione. Sì, questa, sì, è vero, è vero. Però infatti è molto interessante, poi visto che sono così colorati, molto belli, sarà veramente un bel parco, no? Beh, assolutamente sì, sono molto molto colorati, quindi gli arcani maggiori sono 22, i minori sono 78, perché comunque è immenso il discorso legato agli arcani, quindi... Quindi era un bel mazzo di assolutamente carte. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non mi ricordo, non ce l'ho presente. Me li devi portare. Ma io ce li ho sempre. Sì. Ah, dopo me li fai vedere allora. Che bello. Dai, caro, abbiamo gli ultimi minuti, dai, per te. Allora, abbiamo, caspita, solo 10 minuti, poi sarà terminata anche questa diretta del sabato pomeriggio prima dell'estrazione del sabato, e allora io ritorno in redazione per l'informazione che tutti voi potete avere tramite questo portale. E allora seguitemi, perché sarà importante, soprattutto determinante, questa informazione. Venite con me, grazie. Molto bene, portale fantastico che vi permette di avere solo 2 terni secchi, nazionale Napoli, la 9-27-72, il triangolo di figura 9, e avete visto, signori, che è arrivato ancora il 9-27. Ma quante volte è uscito questo ambo 927 da settembre all'altro ieri? Tantissime. Quindi attenzione, perché i numeri non hanno memoria, e attenzione alla ripetizione numerica di questo terno secco. È un solo terno, Napoli nazionale, figura 9, che già ha dato 4 ambi in 2 estrazioni, aspetta il terno, e allora valutatelo attentamente, miglior terno secco. E poi abbiamo l'ultimo terno con il 9 segreto, perché è chiaro, non è che possiamo dare tutti i 90 numeri con le centinaia e migliaia di combinazioni. È chiaro che comunque l'8 segreto per un periodo non lo tratteremo più, perché dovremo dar spazio ai numeri di Natale. E allora questo per oggi è il terno segreto di dicembre, un solo terno secco, l'ultimo terno segreto. Valutate attentamente i 2 terni tramite l'89-22-77, tasto 3. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà. Aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Cosa fa? Lo sa già. Il Natale è libertà, è libertà. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni
fatta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Bene, siamo arrivati quasi in fondo a questa diretta del sabato pomeriggio, ultima diretta e poi signori ci sarà la terza estrazione di dicembre e allora avete ancora una possibilità, è l'ultima di quest'oggi, per avere l'IL 90 speciale 90 Genova Napoli, un ambo secco, un terno secco nella ripresa del 90, quindi la condizione di figura 9 di somma 90 è una conferma fantastica, quindi solo un ambo e un terno secco, ma poi io e Marco vi portiamo anche il 9, numeretto 9, sempre nella ripresa del 990. Attenzione, un terno secco, un terno di tre numeri e il 9 sarà protagonista. E allora vedete signori che anche qua avete veramente un ambo, due terni secchi, pochi numeri, migliori in assoluto per quest'oggi. Via con le vostre chiamate. Siamo tutti a bordo di un UFO che ha la forma di un grosso gufo nella Via Lattea bianca di neve. Casa.
Noi siamo... Io vorrei chiudere ringraziandoti a nome di tutti perché avete fatto un sacco di regali, sia per i consigli appunto pochi e buoni, sia per gli altri consigli appunto in diretta, avete visto tra ieri e oggi hai lanciato degli ambi, delle cose buone. Quindi grazie. Quindi assolutamente grazie a te Clara, grazie a tutti voi che avete seguito Casalotto ed è chiaro assolutamente noi ci aspettiamo qualcosa di estremamente importante per quanto riguarda l'estrazione di quest'oggi e allora non ce ne possiamo andare prima dell'estrazione senza aver dato un piccolo suggerimento. Clara, ti ricordi quel bellissimo ambo col numeretto il 90, sì. Il 590? Sì. Beh, a Napoli non è male, quindi è un piccolo grande regalo proprio per queste due estrazioni, magari oggi e martedì. A dopo, ciao! Alle 20!